Ma bentornati, studentelli belli! Quanto tempo! Pronti a nutrire il vostro cervello con tonnellate di informazioni senza il rischio di svenire? E allora forza, andiamo! Diamo inizio a questa nuovissima stagione di Noccioline, con il riassunto della vita del primo uomo moderno. Guardalo lì! Francesco Petrarca. Iniziamo! Francesco Petrarca è una delle tre corone fiorentine. Con Dante e Boccaccio, infatti, forma il trio delle Meraviglie del Trecento. I tre veri influencer della lingua italiana. Mica tre bischeri a caso, cioè. Petrarca, dei tre, era quello studioso e asociale. Odiava profondamente la società e la cultura del suo tempo. Amava la letteratura e gli piaceva prendere ispirazione da altri scritti per comporre le sue opere. Perché dire che ogni tanto, copiava da Dante, faceva brutto. Tremendo. Ma sconosciamolo meglio. Petrarca nasce il 20 luglio del 1304 nella fiera terra di Arezzo. L'esilio di suo padre da Firenze lo costringe a vivere tra la Toscana e la Francia, dove la sua famiglia si trasferisce nel 1312. Sur le Pont d'Avignon, Francesco inizia a studiare giurisprudenza, obbligato da suo padre. Lui odia giurisprudenza e non appena il padre muore, Petrarca abbandona la nave. La prima opera degna di nota del dottor Petrarca risale al 1318, quando muore sua madre. È a lei che dedica il suo primo poema, ma è l'arrivo del vero amore che catapulta Francesco tra i big della letteratura. Nel 1327 Petrarca si innamora perdutamente di Laura. Il canzoniere è praticamente dedicato tutto a lei. Peccato che Laura non se lo cagli di striscio. Petrarca, dopo essere rimasto scottato dall'ardente fuoco dell'amore, parte per un viaggio alla scoperta di se stesso e dell'Europa. Durante questo trip, Francesco scopre antichi e rari manoscritti di Cicerone, di cui lui è una fangirl sfegatata. Questa e altre scoperte lo rendono il precursore dell'umanesimo. Nel 1330 diventa chierico. Nonostante questo, riesce comunque ad avere due figli da donne ignote. Hai capito, Petrarca, eh? Nel 1348, la tragedia. La peste nera uccide Laura. Karma is a bitch, Lauretto, mio Dio. Distrutto, Francesco continua a viaggiare. Ed è in questi viaggi che Petrarca conosce la terza corona fiorentina, Giovanni Boccaccio, con cui stringe una bella amicizia. A un certo punto, Francesco finisce nella Gran Milan. Sta cosa ai toscani non piace affatto, perché a Milano Francesco soggiorna alla corte dei Visconti, gli acerrimi nemici del popolo fiorentino. Nel 1361, per sfuggire alla peste, Francesco si trasferisce a Padova, dove rimarrà fino alla sua morte nel 1374. Le sue opere più importanti sono Il Secretum e Il Rerum Vulgarium Fragmenta, che è praticamente il canzoniere col nome figo. Avete capito tutto? Abbiamo saltato qualcosa? Sicuramente. Nel caso scrivetecelo qui sotto con un commento, lasciate like e completate il ripasso. Sì, con il like. Alla prossima, studentelli belli.